Ciao a tutti da Tiger, siamo in una nuova serie, sempre dei classici giochi della Play 2, ovvero siamo in Tekken 4. Voglio fare questa nuova serie e voglio portare praticamente tutti i personaggi, la storia dei vari personaggi da Tekken 4, poi faremo anche Tekken 5 e così via, perché diciamo questo qua è uno dei, forse uno dei miei giochi preferiti, è il mio picchiaduro assolutamente preferito. Li ho giocati tutti i Tekken. Il Tekken 4 in particolare è il mio Tekken preferito in assoluto. Iniziamo da ovviamente modalità storia. Faremo King, dato che Tiger King, anche se questo qua è più un leopardo che una tigre, però si ci avvicina molto, quindi facciamo la storia con King. Armor King era stato ucciso. King giurò sulla tomba di Armor King che si sarebbe vendicato con il responsabile della morte del suo maestro. Mentore, maestro. L'assassino stava scontando la sua pena nel penitenziario dello stato dell'Arizona. Grazie ai soldi guadagnati con il torneo di wrestling professionistico. King pagò la cauzione per il rilascio dell'assassino. Dopo che King gli spedì un biglietto aereo ed un articolo sul The King If Tournament 4, vabbè, il torneo, il classico torneo di Tekken. Con i suoi piani in azione, King si diresse verso il tournament in attesa del suo nemico. Allora, in pratica, in questo episodio di Tekken, si dice che praticamente Marduk, che sarebbe un nuovo personaggio che è proprio arrivato in questa serie di Tekken, che praticamente si dice che ha ucciso il maestro di King, Armor King, e quindi King vuole praticamente vendicarsi. Ci sono due round della partita. Ok, mi hai rotto un po' le palle. Vai giù. Ovviamente il gioco è in full HD, quindi non è la grafica nativa di PlayStation 2. Di PlayStation 2, scusate, sto pure rottando, sto parlando male. Oggi sto facendo veramente por schifo. Ecco qua. Ok. Ehi, tieni. Tieni. Muori. Vabbè, il primo è facile. Stiamo bevendo una bella Monster e quindi ogni tanto esce qualche ruttino. Non voglio salvare di replay. In questo Tekken King ha anche il vestito. Praticamente da lottatore, però non mi piace tanto. Invece questo tipo di vestito con la camicia e il pantalone, anche da quello che ho visto per quanto riguarda la intro del torneo, per quanto riguarda la storia di King. Secondo me lì si addice molto. Se non mi sbaglio anche Christie è un personaggio nuovo, che è stato proprio implementato in Tekken 4, la prima volta. E si può avere anche Eddie, ovviamente, sbloccandolo giocando. Ok. E ce la siamo levata dalle palle. Stage 3 Paul. Paul è anche forte. Cazzo, guarda, due colpi, ma guarda quanto mi ha tolto. Però anche noi siamo forti. Che va. Qua sento che ci sono. E se non mi sbaglio è stato implementato anche la prima volta. L'impatto contro le cose esterne dell'arena. Tipo qua, se tipo tu colpisci, lo attacchi al muro e lo picchi al muro, lui prende un pochino di danno in più. Aia. Esatto.
Stage 4, Jin. Anche Jin. Nuovo personaggio. Aia. Aia. Che cazzo è forte. Aia. Jin è un altro personaggio che fa parecchio danno quando ti prende. Oddio. Mi sta parando tutto. Non vuole soccombere. No, perché non fai quello? Alla fine sono riuscito. Ok. Aia! Te, stronzo. Mamma mia, braccio teso che stava per entrare. Ok. Dai, King. Stage 5. Yoshimitsu. Anche Yoshimitsu era molto bello in questa versione. Volevo fare una... No, calmati, calmati. Schiacciata, no. Aia. Ma ti piace menare per terra, eh? Ok. Ottimo. Ok, questa ce la siamo giocata perfetta. Stage 6, Martial Love. Che sarebbe la controparte di Bruce Lee. Sarebbe il Bruce Lee di Tekken. Cioè, che è un chiaro riferimento a lui. Un personaggio molto devastante, anche lui se lo sapete usare, sa fare della roba incredibile. Buono per adesso. Ehi! Vatti, già sta trottola per esempio è una roba incredibile. Sta capriola. Devastante. Ok. Pezzo di merda. Mi sa che questo round lo vince lui. Però aspetta, facciamo così. Ok, stage 7. Marduk, ecco, sarebbe lo scontro contro il suo rivale. Lui ha partecipato al torneo appunto per lui. Bella sta arena. No! È massacrato. Bello forte. Perché ha queste mosse di wrestling che ti prendono e ti tengono giù e sono... Guarda, guarda. Poi c'ha un danno elevatissimo. Non mi fa fare un cazzo! Mi fa fare un cazzo! Guarda qua! Sto pezzo di merda, figlio di puttana!
danno, incredibile. C'ha degli attacchi molto più veloci di King. Cioè non posso fare manco le mosse speciali quelle con le prese perché non se le fa fare. Sì, questo ti piace. Ho spaccato una statua, non era morto. Ok. Oh! Sì, questa non mi tradisce mai questa mossa. Final stage, ovviamente contro il capo della Mishimi Zabaetsu. Heihachi Mishima. Che praticamente ogni finale di ogni personaggio della storia dovete affrontare lui per avere poi il filmato finale. Devo dire, fa ridere il suo costume, però c'ha il suo perché. È figo anche così. Non è male, per lottare non è male. Avrei coprito un po' quel culo di merda. Però. Per il resto, dai, ci potrebbe anche stare. Più da lottatore di sumo. Molto forte lui. Anche questo altro personaggio che fa danni pazzeschi con le mosse. E con la facilità in cui incatena le mosse è una roba incredibile. Aia. Mi sa che ci fotte di nuovo. Ottimo. Quello abbiamo proprio non l'abbiamo bloccato, non ci abbiamo fatto capire niente. Abbassata la guardia. Però attenzione, non è neanche troppo difficile perché lui, quando fa queste mosse qua, la guardia è praticamente scoperta per qualche secondo. E lo potete colpire. Esatto, guardate. Potete colpire tranquillamente. Ok. Dopo il Tournament King, donò le immense ricchezze della Mishima, Zabaizu, per aiutare i bambini orfani, ovviamente. Perché praticamente lui è come. Questo King è preso dall'uomo tigre che aiuta gli orfani. Ok. King visitò l'ospedale dove Martak era ricoverato. Ovviamente lui nel torneo l'ha mandato all'ospedale. E adesso è andato là per ucciderlo. Per vendicare il suo maestro definitivamente. Però cosa succede? Essendo che lui, anche lui è un orfano, vedendo la foto della famiglia, diciamo si intenerisce e non riesce ad ucciderlo. Quindi, per oggi è tutto. Il primo episodio l'abbiamo fatto con King. Se vi piace questa serie, ovviamente iscrivetevi al canale, supportatemi, lasciate like e scrivetemi nei commenti chi vorreste vedere la prossima volta la storia di Tekken 4. Quale personaggio sceglieremo? Ovviamente, notate che adesso abbiamo un solo personaggio, ovviamente, abbiamo Jin soltanto perché io avevo fatto delle prove. Essendo che ho rifatto la storia con King, ho solo Jin. Quindi. La prossima volta che faremo con un personaggio diverso, sbloccheremo un altro personaggio diverso. Però per il momento abbiamo questi disponibili. Scegliete voi nei commenti chi vorreste vedere. Quindi per oggi è tutto, alla prossima. Ciao a tutti da Tiger!